Cari ragazzi, bentornati a quest'altra nuova puntata. A voi piace lo spionaggio? Vedremo un gioco che ha dato il via a una serie che ha a cuore un personaggio che si chiama Samuele Pescatore. Guardate chi è. Conoscete tutti la Ubisoft? Ma noi oggi vi presentiamo un videogame rilasciato dalla casa francese che ha sede a Montreal. È il primo capitolo di una serie che ha avuto grande successo fin da subito e ha rinnovato il genere stealth. Si chiama Tom Clancy's Splinter Cell. Time to get to work, Fisher. Let me reiterate. Se questo gioco è stato sviluppato nel 2002, la storia è ambientata nell'anno 2004. In pratica, inizia questo, che la CIA ha inviato nel Caucaso due agenti sotto copertura, Alison Madison e Robert Bolstein, perché si sospetta che in Georgia si sta per fare qualcosa ai danni degli Stati Uniti. Scoprono una base segreta nelle montagne della Georgia stessa, dove ci sono carri armati e centinaia di uomini armati fino ai denti, e si scopre che si vuole tentare un tremendo colpo di Stato. La CIA non ha più alcun contatto con questi due agenti e l'NSA vuole cercare di sapere che cosa è successo. E interverrà appunto Sam Fisher, capo programmatore della Splinter Cell, cioè una cella fantasma, un'organizzazione che è addirittura al di sopra della CIA e dell'FBI, e cercherà di trovare i due agenti scomparsi e scoprire qual è il problema che si cela dietro tutto ciò e anche cosa sta per accadere. Una storia proprio che non è niente di fantascientifico, è fantapolitica, cioè quindi molto vicino al reale. Non credete a tutto ciò che dicono, ma può essere anche qualcosa di reale che può accadere nel mondo di tutti i giorni. Ma vediamo invece gli aspetti tecnici del gioco e partiamo dalla grafica. Noi vedremo la versione per PC. Graficamente com'è? Beh, bisogna dire che non è realizzato male. Abbiamo ambientazioni che sono molto ben curate nelle texture, con effetti di luce praticamente perfetti, sono molto vicini al reale, e anche per quanto riguarda i cambi di luce improvvisi sono proprio molto reali. Stessa cosa anche per quanto riguarda i personaggi, sono molto ben ispirati nel design, tutti molto ben realizzati, con molti poligoni a schermo e ottimamente animati. Forse c'è qualche piccola imperfezione nelle loro animazioni, che sono forse un pochino troppo legnose, ma del resto non è una cosa fastidiosa, anzi è una cosa che capita raramente. Sul lato del sonoro invece abbiamo ambientazioni che hanno suoni talmente reali che dobbiamo sembra che siamo in una vera e propria realtà. Se abbiamo l'impianto Dolby Surround ci sentiamo ancora più coinvolti all'interno dell'azione stessa. E anche per quanto riguarda le poche musiche di sottofondo, si sentono soltanto nelle situazioni più gravi, tipo, non so, ad esempio, veniamo scoperti, si sente un piccolo tema musicale che ci fa capire che siamo stati individuati. Bisogna fare anche un'ottima nota di merito al doppiaggio in lingua italiana. La versione che mi è capitata tra le mani è la versione inglese, e bisogna dire che è buona, ma la versione italiana è doppiata alla grande. Il protagonista Sam Fisher è doppiato dal geniale doppiatore Luca Ward, che è perfetto, perfetto per dare la voce al protagonista. Just got word from our man inside. Says your F-2000's in place.
You can retrieve it in the storage room behind the generator backup. Goody. I'd be ignorant not to warn you, but keep it holstered. One agency fatality means the mission's over. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, cos'è il primo Splinter Cell? È un gioco d'azione stealth. Il nostro scopo è quello di guidare il nostro protagonista Sam Fisher all'interno di ambientazioni non molto vaste, sono soprattutto ambienti chiusi, e il nostro scopo è quello di non comportarci come Rambo, ma tutto è basato sulla sorpresa, la circospezione e l'interrogazione degli avversari. Questo gioco si può forse paragonare un pochettino a Metal Gear, ma forse più con Thief, che era uscito proprio un anno prima di questo gioco, e bisogna soprattutto rimanere nascosti nell'oscurità, tra l'ombra, per non farsi vedere dal nemico, perché se siamo alla luce e c'è un avversario nelle vicinanze, siamo fregati, danno l'allarme e loro ci spareranno. Il nostro Sam Fisher può usare non soltanto il corpo a corpo, tipo non so, i pugni, per stendere un avversario, ma può anche utilizzare una pistola col silenziatore e anche un fucile belga, che si può utilizzare per qualunque situazione, situazioni d'assalto o se vuoi essere un cecchino. E si possono anche utilizzare anche addirittura proiettili non letali, soprattutto proiettili di gomma o anche granate fumogene, perché non sempre bisogna uccidere gli avversari, ci sono anche degli ordini in cui noi dobbiamo semplicemente stendere gli avversari, stordirli e basta, e non ucciderli, perché a volte bisogna cercare di controllare degli obiettivi importanti. E bisogna dire che oltre a far questo, a stendere gli avversari, eccetera, eccetera, il nostro caro amico Sam deve anche prendere dei nemici, strisciargli dietro e interrogarli, perché si possono ottenere delle preziosissime informazioni. E il nostro caro amico Sam è talmente preparato fisicamente che può anche arrampicarsi sui tubi, eseguire salti contro il muro per arrivare più in alto, può fare anche delle grandi spaccate, addirittura. Insomma, il nostro Sam può far di tutto, ma i nostri avversari non sono degli stupidi, perché loro non è che appena sentiranno un rumore si volteranno, guarderanno un po' intorno e basta, accenderanno anche le torce, spareranno anche all'impazzata per quando si sentono dei rumori strani, danno gli allarmi, si arriva a ben 3 allarmi al massimo, e mano a mano che sale l'allarme, ogni nostro avversario sarà più sveglio, tipo non so, primo allarme, giubbotto antiproiettile, secondo allarme, casco antiproiettile, terzo allarme, sei fregato. Insomma, questo gioco è molto difficile, longevità assicurata e non annoierà mai. Questo gioco venne rilasciato per tante console, Xbox, PlayStation 2, per PC Windows, per telefono cellulare, per GameCube, per Game Boy Advance, che è un gioco completamente diverso, per Engage e anche ultimamente per PlayStation 3. Insomma, questo gioco ve lo consiglio, è il primo della serie, ha qualche imperfezione nei movimenti e nei controlli, ma rimane un gioco molto divertente che non annoierà mai, soprattutto se vi piace questo genere di giochi spionistici, perché tanto Tom Clancy è un genio nel creare qualcosa di spionistico. Con questo è tutto, vi aspetto alla prossima recensione, gente, ciao! Yeah, I guess. Do you know anybody who was hurt? Man. Fisher, GPS shows you within sight of the server. Grim's daughter's standing by. She'll be ready to trace the leak as soon as you can get us access.